vittoria anche con Avvenire, un po' grazie anche alla tua verve dai 3 punti, a corsi sotto canestro, ecco una vittoria che è maturata anche grazie alla vostra attenzione, soprattutto nel quarto periodo dove avete dato lo strappo definitivo. Sì, sicuramente, ci alleniamo ormai da 2 mesi per cercare di portare a casa tutte le partite in qualche modo. All'inizio del campionato soprattutto per noi è complicato perché siamo una squadra giovane, una squadra nuova che si deve amalgamare e cercare di costruire qualcosa di buono nel tempo. Ecco, la PFF che un po' all'inizio del campionato è stata apostrofata un po' tra le favorite del campionato. Ecco, c'è pressione quando scendete in campo durante queste partite, ora oltre che in casa anche fuori casa, e quindi come vi state preparando anche a livello di roster? Beh, sicuramente probabilmente un po' di pressione c'è, non sappiamo alla fine quanto possiamo realmente valere, ogni domenica il campo ci darà la risposta, ci alleniamo duramente durante la settimana tutte insieme, come ho già detto siamo un gruppo giovane, un gruppo nuovo e cercheremo di fare il possibile, sicuramente è un gruppo che può fare tanto, tantissimo, perché singolarmente valiamo tanto, dobbiamo cercare di amalgamarci e di arrivare più in alto possibile. Ecco, ultimissima cosa flash, si gioca meglio o peggio con la sorella in squadra? Molto meglio, nel senso che io sono stata la prima a volerla con me, Marta comunque ha scelto di giocare qui perché ha avuto molte richieste anche da fuori dalla Toscana e Marta è una vincente in campo come nella vita, viene da una medaglia di bronzo all'Europeo Under 16 e quando ha detto voglio rimanere a casa ho detto ok, giochi con me e quindi niente, per me è un onore e un piacere giocare con lei, sicuramente.